Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo a Villa Lago e stiamo per affrontare la salita di qua per il monte Argatone e prenderemo il sentiero V3. Giornata bella, siamo nella prima settimana di primavera, ma sopra si sente un bel po' di vento. Quindi andiamo a vedere che si tratta. Con noi oggi le ragazze, oggi ancora quote femminili, quote rosa. Ritorna a sfoggiare col paccione. Ciao! Ritorna Sara e ritorna Gaia. L'ultima nostra avventura. No, no, da dimenticare, trauma, grande trauma. Grande trauma, qualcuno ci stava per rimanere, qualcuno piangeva e Dai. niente, dai, io comunque oggi bella giornata, dai. Sì, parte nuvole che stanno arrivando. Ecco, perfetto. E niente, ragazzi, basta di cazzate. Buona visione. Ragazzi, mi raccomando, importantissimo il GPS. Io che ero Cheat contro il proprio. GPS, sempre stato contro il GPS, ho cambiato idea, mi ha salvato in un paio di occasioni e quindi seguite quello che dice il Non GPS. quello che dice fa. Esatto, quello che dico io. Questa è zona rinomata anche di orsi e quindi le ragazze vedete come sono tranquille. Sì, Gaia il fischietto. Mi fanno fischiare. Vediamo se oggi Contro i fanatici. questo trio porta fortuna. Oggi vediamo se Dai! troviamo l'orso. Il bello di quando esci in montagna con le donne, loro parlano di ciambelloni, zuccheri, cucine, mele. Poi Vabbè, voi fa la pizza. la pizza. Vedi? Questo è infatti uno sport che fa venire fame e loro ti fanno venire ancora più fame. No, La vabbè. lievitazione, Ecco, vedi? Si parla di no, lievitazione. metrica, addirittura si mette la già stesa sulla teglia in forno. Finita la parte di bosco, siamo entrati in una gola, piccola gola. Un mal di gola. Siamo a 1400 di altezza e vicini al rifugio Serrapica, la Scrella. E qui si prosegue su così. Il bosco è questo, probabilmente dovrebbe essere Argatone. O altrimenti, se non è lui, qua dietro. Italiano di Sulmona, rifugio Montagna Grande.
fianco al rifugio c'è questo piccolo ricovero dove ci si può appoggiare. Peccato, come al solito, sporchissimo, tenuto un po' di merda, sempre per i soliti zozzoni. Era molto carino, molto accogliente. Ci lasciamo il rifugio Montagna Grande alle spalle e adesso andiamo su per di qua e poi cresta cresta andiamo su per Largatone. Largatone. Una cazzata, dai, Largatone. No, non c'è, non si viene. Dai, una cazzata con Largatone, che fai. Mi fai venire il giatone. Salendo senza ramponi, salita bella impegnativa. E sto adottando una tecnica di salita a zig zag per evitare di mettere i ramponi e vediamo se riesco a arrivare fino a su, se no rimonto e facciamo questo piccolo canalino per arrivare su sulla cresta e siamo su al Monte Argatone. Siamo alla cresta Largatone, 5 km 6 a farsi 1000 di livello. Prima croce. Croce di vetta. Vento su in vetta, non si riusciva neanche a parlare, troppo. Comunque, Monte Argatone che non ti lascia mai dall'inizio alla fine, 5 km e mezzo, 1000 di dislivello, mi picchia forte. E niente, le ragazze se la chiacchierano piano piano. Adesso scendiamo e torniamo giù. Iscrivetevi al canale! Iscrivetevi al canale, seguiteci, venite con noi. Fate... Ma questo è l'entusiasmo di Gaia. Venite con noi, iscrivetevi al canale. Quello che volete. Mettete like, commentate. Commentate, fate minuti di visualizzazione. Minuti anche. Sì, sì, paga YouTube. Fateci anche vero? Feedback. Certo. Ma io sempre sono un... sono un imprenditore. Fateci anche dei feedback. Sì, cosa non lo so. Consigliateci montagne. Che ha detto? Consigliateci montagne. Ah, sì, sì. Sì, sì, quello. Sì, sì. Ma soprattutto consigliate abbigliamento a Sara che sale a 2000 metri con pantaloncini. E c'ha le gambe. Io questo l'ho fatto solo per zio. E c'ha le gambe rosse come. Col faccio power. Col faccio power. Basta cazzate, ciao.